Ragazzi miei, buonasera, bentornati sul mio canale e vediamo se troviamo una posizione giusta per questa macchina fotografica. Ragazzi, buonasera, bentornati sul mio canale. Un piccolissimo aggiornamento sul camper, perché come avete visto dagli ultimi video vi avevo lasciato con un viaggetto in Puglia, così di inaugurazione. Io ho comprato il camper, l'ho portato a casa, il giorno dopo, due giorni dopo, non ricordo, ho fatto il pieno e me ne sono andato a fare in Puglia quasi 1000 chilometri tra andata e ritorno, ho fatto un po' di giri, tra cui anche i campionati italiani di biliardo. Ora, cosa è successo da quel giorno ad oggi? Piccole ma sostanziali novità per quanto riguarda il mio camper, ma anche la mia tasca. Sì, perché nella buona fede il proprietario vecchio, perché dico nella buona fede? Perché il proprietario vecchio, prima che io lo contattassi, o diciamo nel momento in cui io l'ho contattato per vedere il camper, per andarlo a vedere a Taranto, mi disse: ero fino a ieri in Sila a sciare, se mi avessi telefonato ieri invece che venire a Taranto mi sarei fermato io a Castrovilla, che l'avresti visionato direttamente. Quindi da qui la buona fede del cristiano che ha preso la sua famiglia, i suoi figli, e se n'è andato col camper a sciare in montagna. Quindi non è che uno che sa che il camper lo può lasciare a piedi si avventura così con la famiglia. In realtà mi stava lasciando a piedi perché io gli ho fatto dei lavori, ho tolto la melma marrone che c'era all'interno dell'impianto di raffreddamento, perché c'era qualche piccola occlusione nel radiatore, quindi aveva creato questa melmetta marrone che però ovviamente aveva anche turato alcune falle che c'erano. Ripulendo il tutto e mettendo il liquido refrigerante ho continuato ad ossidare laddove si era già ossidato un pezzo, ossia io pensavo il tappo di fusione sotto al monoblocco, ma in realtà era la valvola termostatica, che aveva veramente una corrosione di 2 cm, grossa così come una noce. Se riesco vi metto delle fotografie così vedrete, e come potete vedere, se sono riuscito a mettere delle immagini, come potete vedere dalle immagini, abbiamo dovuto smontare tutto il muso del camper, portare il radiatore dal radiatorista che l'ha messo sotto pressione, che l'ha pulito, che l'ha sistemato, l'ha riverniciato e tutto, e abbiamo rimontato i pezzi nuovi. Ora, visto che c'ero, sarebbe stato stupido e da fessi non fare anche la distribuzione, quindi ho rifatto la distribuzione benché mancassero ancora 60.000 km all'appello, ma era lì già da 5 anni e quindi voi sapete che anche se non ci sono i fatidici 100.000 km, in realtà dopo 8 anni si ingottisce, o si potrebbe ingottire la cinghia. Non era ingottita, non era in condizioni pessime, ma è stato meglio sostituirla, anche perché in previsione dei miei prossimi viaggi in Europa è il caso di sostituirla, e vi ho anticipato anche le prossime avventure prossime. Poi niente, a parte questo, che ho fatto? Sto sostituendo l'impianto stereo con un impianto a monitor estraibile, perché voglio montare la retrocamera, non tanto per le manovre, perché io le manovre le faccio con gli specchietti e i sensori di parcheggio, ma come specchietto retrovisore, perché secondo me è fondamentale e importante avere sempre sotto controllo il traffico. Ma noi che facciamo libera, che ci intrufoliamo un po' dappertutto anche in orari notturni, avere sott'occhio un ramo di un albero basso mentre facciamo retromarcia non è male, perché i sensori di parcheggio sono sotto, ma sopra rischiamo di fare danni gravi alla cellula, e non è il caso. Un'altra cosa che ho trovato nell'interno del camper, una buona e una cattiva. Quella cattiva è che hanno distaccato la T, diciamo, la conduzione dell'acqua, che porta l'acqua e recupera ovviamente l'acqua dal secondo tank, cioè quello sotto alla dinette dove c'è anche la bombola del gas, dove ci sono le AGM. Non so per quale motivo, non gliel'ho chiesto ancora al proprietario vecchio, lo farò, però questo che è successo: quando io ho fatto il pieno d'acqua mi sono reso conto che sballottando col pieno d'acqua la T che manca è aperta, quindi
fuoriesce dell'acqua e va a bagnare il gavone sottostante, la cosa non può andare bene. La cosa positiva è che ho trovato tutte le documentazioni tecniche del camper, cioè tutte le documentazioni che rilasciano quando lo vendono nuovo. Parlando di un camper trentennale, la cosa è abbastanza rara, molto rara, e ne sono rimasto piacevolmente colpito. Cioè io praticamente ho lo spaccato e le istruzioni di come si usa il Thetford, il bagno, quali sono i pezzi di ricambio, come si chiamano, quali comprare, dove il codice, lo spaccato dell'impianto elettrico, dell'impianto di riscaldamento, dell'impianto idraulico, della cellula, dell'arca freccia, del ducato, tutte le use manutenzioni, insomma tutta la documentazione che serve sia in officina che non. Qualora ne abbiate bisogno, non esitate a contattarmi, ve ne farò una fotocopia, una fotografia, vi manderò un link, un file, un qualcosa. Quali saranno gli altri interventi che vorrò fare? Una modifica strutturale, perché voglio togliere il box porta tutto dal tetto e sostituirlo col mio, quello che avevo sul, se vi ricordate, sulla mia 4x4, avevo un 500 litri a siluro, quelli neri, molto più aerodinamico di sto cassettone grosso, e sto cassettone grosso lo metterò in maniera verticale dietro al portabici, perché io le bici non le uso, e quindi lo userò a tipo armadio, ad apertura ad armadio, e qualcosa mi inventerò. E la sostituzione delle batterie AGM appena Sport Magenta o qualche altro sito specializzato farà qualche bella offerta come l'anno scorso. L'anno scorso c'erano delle offerte a 99 euro l'una, le 100 ampere, e francamente è da non farsele scappare. Beh, intanto io, ragazzi, mi sto godendo. Ah, sono tornato, come vedete, sono tornato alla telecamera e non più al cellulare per fare i vlog, perché intanto per fare vlog col cellulare o video a volte arrivavano messaggi, a volte arrivavano chiamate, interrompeva quello e quell'altro, mi dava fastidio. E sto utilizzando il lavalier, sto riutilizzando di nuovo la Canon di mio figlio, una 700D. Non ho più la mia Sony A7S2, ma sarebbe sprecata una Sony A7S2 per fare vlog, quindi non è il caso. Penso che la qualità video sia decisamente superiore a quella dell'S10, però le sfumature, il bokeh, i colori, la gestione dei colori che dà una reflex o una mirrorless, secondo me sono nettamente superiori. E lavorare i file col computer, quindi fare il video editing col computer senza usare il cellulare, è molto più completo e molto più appagante. Ragazzi, più che una piccola pillola, abbiamo fatto altri 10 minuti di video, quasi siamo a 8 minuti bollati in questo secondo. Io vi rinnovo i miei grazie per aver visualizzato i miei video, anche se noto con un pizzico di dispiacere che sono l'80% delle visual vengono dai non iscritti, gli iscritti non sono molto attivi, si potrebbe fare di più, dai, però dai, va bene. Comunque il video sulla Puglia, tra primo e secondo siamo oltre le 3000 visual in 48 ore, essendo un canale piccolino va più che bene, anche perché stiamo ripartendo ora. Ma ci saranno molte novità quest'anno, molte novità, ci saranno molte avventure da qui proprio a breve, e quindi rimanete sempre sintonizzati perché la pazzia è dietro l'angolo. Per ora vi mando il mio solito besito e vi ringrazio dell'attenzione, ci rivediamo alle prossime pazzie. Ciao ragazzi.